Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Passeggiate nella Storia. Dove siamo e dove andiamo oggi? Siamo in riva sinistra d'Arno, abbiamo appena percorso la discesa di una delle vie più carine di Firenze, la Costa San Giorgio, e siamo appena entrati all'interno dell'androne della Villa Bardini. Villa Bardini è una delle più belle ville seicentesche progettate dall'architetto Gherardo Silvani. All'interno di questa villa, che ha poi passato tante proprietà, è stata acquistata da Stefano Baldini, il famoso antiquario del Novecento, oggi è sede di una serie di musei, due musei, la Fondazione Capucci e il Museo Pietro Annigoni. Oggi siamo qui per andare a visitare il Museo di Pietro Annigoni con una guida d'eccezione. Andiamo a conoscerla. Siamo qui con la nostra guida, diciamo, d'eccezione, Emanuele Barletti, il responsabile del Museo Pietro Annigoni della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Prima di parlare, Emanuele, di questo bellissimo museo che poi ci farai visitare, vorrei che raccontassi ai nostri telespettatori qualcosa di questo bel restauro e di questa villa che è un po' il fiore all'occhiello della Cassa di Risparmio, che ha contribuito massicciamente a questa iniziativa. Sì, Villa Bardini è una realtà architettonica e naturalistica molto importante, legata alla storia di Firenze, già appartenuta alla famosa famiglia di antiquari Stefano e Ugo Bardini. Diciamo che circa 20 anni fa la fondazione ha rilevato il bene dallo Stato in concessione e l'ha ristrutturata sia nella parte naturalistica, quindi il parco e il giardino, sia nella parte della villa, quindi restituendola in qualche modo all'uso pubblico. Infatti la villa è molto frequentata dai fiorentini, dai turisti che vengono qui per visitare il parco, per visitare le esposizioni permanenti, il Museo Annigoni, il Museo Capucci e poi le esposizioni temporanee che via via vengono organizzate all'interno della villa. Allora Emanuele, io vorrei sapere qualche notizia della vita di Pietro Annigoni, perché mi dicevi prima, quando parlavamo fuori dalle telecamere, che è stato un bambino prodigio. Ma sai, Annigoni è nato nel 1910 a Milano e fin dalla quasi tenera età lui ha sempre disegnato distinto. E addirittura suo padre fu il primo a rendersene conto e a incoraggiare questo talento naturale del figlio. Quando nel 25 la famiglia Annigoni da Milano, lui era nato a Milano, si trasferì a Firenze, quindi ti parlo del 1925, il padre volle che il figlio restasse a Firenze per sviluppare queste sue capacità artistiche, aveva 15 anni. Frequentò, quindi cominciò a frequentare una scuola specialistica. Chiaramente, no? Certo, lui come doveva comunque imparare le tecniche essenziali, quindi frequentò l'Accademia di Belle Arti e poi anche la Scuola Libera del Nudo. E quindi Firenze fu la città della sua vera e propria formazione artistica. Tieni presente che già
all'età di 20 anni era un artista formato ed era già famoso. Ma i maestri di Annigoni quali potrebbero essere stati? I maestri di Annigoni sono quelli che gli hanno insegnato determinate tecniche, quindi nell'ambito del disegno principalmente, dell'incisione, ma sono professori legati all'ambito dell'Accademia delle Belle Arti. Dei grandi artisti di riferimento per Annigoni erano i grandi artisti del passato, perché Annigoni era legato alla grande tradizione figurativa del Rinascimento, e del 6, del 700, e a quella cultura classica figurativa lui ha guardato in modo specifico, da cui ha tratto i principi e le basi della sua espressione artistica, salvo poi tradurli in espressione contemporanea, perché comunque era stato un grandissimo artista figurativo, ma del tutto e completamente immerso nella cultura del Novecento a cui lui apparteneva. Emanuele, è impressionante queste solitudini, perché ci hai parlato di un maestro classico, in realtà qui è modernissimo. Beh, qui siamo negli anni centrali del Novecento, tra gli anni 60 e 70, in un periodo più avanzato della maturità del maestro, in cui chiaramente dopo aver fatto buon gioco delle tecniche figurative dell'arte classica, qui si immedesima nei valori del Novecento, nei problemi e nelle contraddizioni del suo secolo, contraddizioni che afferiscono soprattutto a problemi di alienazione dei valori umani. E ti parlo della grande crisi di identità dell'umanità degli anni 60. Quando io ti parlo degli anni 60 e 70 si intende il clima da guerra fredda, contestazione studentesca e tanti altri problemi che affliggono in quel momento l'umanità tra varie guerre in giro per il mondo. E qui l'impressione della guerra la dà, Ti dirò, l'impressione della guerra te la dà, perché quando parliamo delle solitudini intendiamo proprio un momento in cui l'umanità è sull'orlo di un baratro. Il clima della guerra fredda presupponeva il rischio della terza guerra mondiale, per intendersi. Qui infatti in questa solitudine vediamo quella grande luce sullo sfondo che rappresenta un'esplosione atomica, e quindi questi soggetti cercano di sfuggire a questo estremo disastro dell'umanità che Annigoni già prefigurava in queste sue opere. Quando parliamo di solitudine intendiamo questo, ma intendiamo anche una solitudine che è di carattere interiore. Per esempio, i manichini nella soffitta che vediamo in quest'altra opera intendono proprio il limite della condizione umana e del suo rapporto proprio con il proprio rapporto identitario, con i suoi valori. Quindi sembrano un po' delle bambole senza vita. Sembrano delle bambole senza vita, in realtà sono degli esseri umani in cui svuotati dei loro valori identitari. E quindi il manichino in questo caso ha questo simbolo di alienazione dai valori identitari dell'uomo che si è perso. Annigoni non era un uomo di religione in senso stretto, ma aveva una visione, una propria visione del rapporto salvifico con l'eternità, e quindi lui era ben consapevole dei limiti dell'uomo, ma anche della possibilità dell'uomo di redimersi rispetto a una condizione umana che, stante
la cosiddetta civiltà dei consumi lo stava portando gradualmente verso il proprio annientamento. Quindi non pessimista alla fine? No, alla fine non pessimista. Il suo pessimismo è un pessimismo che cerca comunque di trasformarsi in qualcosa di positivo. Certamente qui, in questi momenti, lui fotografa attraverso questo ciclo delle solitudini due momenti topici, due momenti di una umanità estrema, che da un momento all'altro può finire in un baratro, ma allo stesso tempo lascia sempre comunque il pittore qualche margine per la redenzione del genere umano. Uno spiraglio. Uno spiraglio c'è sempre. Naturalmente questo lo dobbiamo noi stessi immaginare attraverso comunque una propensione dell'artista al bene, al positivo, nel momento in cui rappresenta gli aspetti più negativi dell'umanità, lui già pensa al superamento. Allora, Annigoni, chiamavano Annigoni anche il pittore delle regine, e qui sembra essere un esempio, ma tu dirai di no, penso. Beh, diciamo che questo luogo comune di Annigoni, pittore delle regine, gli calza a pennello, perché la sua grande notorietà internazionale gli deriva dall'aver dipinto, come dire, i ritratti delle donne più belle del mondo, a cominciare dal primo ritratto che fece la regina Elisabetta nel 1954. Quindi è per questo che lo chiamarono delle regine. Sì, poi fece anche il ritratto della regina Margaret di Danimarca e di altri nobili esponenti dell'aristocrazia internazionale. Questo ne è un esempio, il ritratto di Stefania von Kories, che è stato addirittura ricevuto in donazione dal nostro museo nel 2013 per volontà testamentaria di questa signora che era scomparsa in quell'anno. Una bellissima donna. Sì, una bellissima donna di origine tedesca, naturalizzata inglese, che era considerata all'epoca una delle donne più affascinanti e anche abbastanza ricche del mondo. Tra l'altro al mano porta un solitario importante che era appartenuto ai duchi di Westminster e due bellissimi orecchini, sempre due pendant di diamanti appunto agli orecchi. E, il maestro non rimase indifferente al tuo fascino, penso. Ma diciamo, questo ritratto era un ritratto che non doveva nascere, perché era in quell'epoca il maestro era oberato di lavoro e addirittura aveva rifiutato per telefono alla signora von Kories il ritratto. Lei non si perse d'animo, prese il suo jet personale, arrivò a Firenze, si presentò allo studio del maestro, che non la conosceva. Non appena la vide e restò letteralmente affascinato e non ebbe cuore di rifiutarle il ritratto. Un ritratto particolare, raro, perché lui non faceva ritratti di questa dimensione, quasi a grandezza naturale, ma la baronessa von Kories chiese un ritratto di queste dimensioni. E lei, per la verità, aveva anche chiesto di essere raffigurata con un collier di diamanti al collo. Il maestro la convinse che il décolleté che poteva vantare era più che sufficiente. Ed aveva ragione, direi. Direi di sì, che il maestro aveva ragione. Visto che tu hai studiato anche tanto il maestro, sapere che carattere aveva, com'era, questo si può un po' vedere anche da questo ritratto. A questo punto, questi occhi ci stanno un po' sfidando, direi. Dunque, Arrigoni era un personaggio, soprattutto è un autoritratto del 1946, un po' l'icona dell'arte di Arrigoni. È stato spesso utilizzato come manifesto delle sue mostre, proprio per questa caratteristica del ritratto, come si direbbe in termini giornalistici, di bucare lo schermo. Sì, no? Questa è un'immagine che buca lo schermo. E Arrigoni, durante la gioventù, era un uomo anche abbastanza irrequieto, poi aveva tra l'altro una forza straordinaria.
Era un uomo che comunque non si lasciava prendere per il naso da nessuno. Era un uomo estremamente gentile, ma sapeva anche arrabbiarsi. Era molto consapevole anche della propria bravura e la propria preparazione. Beh sì, quello sì, era ben consapevole dei propri mezzi, ecco. Quindi nessuno gli poteva raccontare niente di meno di quello che lui sapeva di essere, ma non per un fatto di presunzione, no, perché era così. Per un dato di fatto, basta guardare questo ritratto, ecco. E appunto questo ritratto realizzato nel 1946 che... E, come dire, simboleggia un po' tutto quello che Annigoni era. Nel ritratto solo apparentemente rimanda alla tradizione classica della grande ritrattistica del nord Europa, da Dürer a Holbein. In realtà poi è un, soprattutto per l'espressione di questa immagine, rimanda al suo tempo. È un ritratto di tre quarti con lo sguardo rivolto verso l'osservatore, e quello sguardo te la dice tutta. Sì, te lo pianta negli occhi. Te lo pianta negli occhi, no? È uno sguardo di sfida, sì. Di sfida verso un mondo che lui sentiva già per lui stretto e in parte a lui ostile, perché il mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale andava soprattutto verso l'arte informale, mentre lui rimaneva un artista consapevolmente figurativo. Quindi quell'espressione è una sfida verso tutti coloro che avevano intrapreso altri viaggi, e come dire, io seguo coerentemente la mia strada, la mia rotta, e così è se vi pare. Il nudo disteso fu dipinto da Annigoni nel 1939 circa. In realtà questa è la prima versione del nudo, che però risultò nelle aspettative del maestro inadeguata, per cui l'opera fu rintelata e sopra fu realizzata la versione definitiva, che oggi si trova in collezione privata ma non sappiamo dove. Questa fu ritrovata dal pittore sotto la prima tela, quella poi definitiva, durante un'operazione di restauro, quando il quadro fu restituito al maestro per questa operazione. Il maestro si tenne questa prima versione e poi restituì l'opera definitiva, che ripeto non sappiamo dove sia stata collocata e chi ce l'abbia in questo momento. L'opera è importante perché rappresenta quel filone di Annigoni particolarmente dedicato allo studio della figura nuda. Questo è il nudo più grande che conosciamo di Annigoni, una figura che sicuramente, in cui Annigoni esprime una grande libertà espressiva, legata sicuramente alla grande tradizione del nudo disteso da Raffaello a Tiziano, allo stesso Goya, ma sicuramente calato in un'ottica, diciamo così, modernista o moderna, perché un nudo di questa libertà, diciamo, espressiva, anche da un punto di vista della sua valenza sensuale e sessuale, non può che afferire a modelli e a ispirazioni moderne del Novecento. Penso per esempio ai nudi di Modigliani, che sicuramente il maestro ha visto, e in cui la sessualità è così fortemente accentuata. Capolavori come questi ci danno la misura della capacità, dell'apparente semplicità e felicità della pennellata di Annigoni, che scorre molto fluida e fresca in tutte le parti del corpo, caricando di questa sessualità così accentuata, che non è mai volgare, ma che esprime una bellezza fortemente accentuata. Thank you.
altro grande episodio di Annigoni, un'altra sorpresa, perché è un ritratto anche diverso da quelli che abbiamo visto fino adesso. Beh, indubbiamente, a parte l'epoca, siamo nel 1945, siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, non appartiene al genere dei ritratti che noi abbiamo definito del pittore delle regine. In ogni caso, già in questo ritratto c'è tutta il grande talento di Annigoni nel fare ritratti, ma questo è un po' un ritratto sui generis, in effetti. È il ritratto di Cinciarda. Cinciarda era il nomignolo per cui era conosciuto questo personaggio, che era un vagabondo, un mendicante che girellava per il centro di Firenze e che Annigoni aveva conosciuto quasi casualmente, di cui di tanto in tanto si serviva per piccole commissioni. Tra l'altro gli aveva fatto da modello in più occasioni, quindi non solo per questo grande ritratto. E sicuramente è uno dei momenti più alti dell'arte di Annigoni, in cui rappresenta l'immagine di un barbone che si presenta alla sua porta con tutta la sua personalità per molti versi inquietante, un po' re dei miracoli, un po' mefistoctelica, e con questa immagine curiosa della mano che si tiene, che regge il mento, in un atteggiamento un po' quasi di sfida, un po' ambiguo, e qualcosa che vuole quest'uomo manifestare, dire o non dire. Sicuramente Cinciarda non aveva la consapevolezza di sé, sicuramente non di uomo di strada, non di mendicante, ma in qualche modo forse egli stesso di principe o di personaggio, come dire, nobile, no? Perché in questa estrema alienazione dell'uomo vi è anche una propria dignità, una propria nobiltà del soggetto. Il maestro Annigoni la coglie tutta. Beh, Annigoni, che era prima ancora che un pittore, era uno psicologo, per non dire uno psichiatra. Era uno psicologo che quindi penetrava nell'animo delle persone ritratte, quindi noi dobbiamo cogliere sempre, comunque, nella ritrattistica di Annigoni, anche nel ritratto del regina Elisabetta, quel profondo senso dell'introspezione, della lettura dell'animo umano, in cui spesso Annigoni coglieva gli aspetti più nascosti, più misteriosi, per cui succedeva spesso che i commettenti rifiutavano il ritratto perché Annigoni aveva rappresentato aspetti nascosti che loro non prefiguravano, che non si aspettavano. Cinciarda sicuramente è uno dei momenti più alti della ritrattistica annigoniana e che comunque danno la misura del genio e del talento di questo grande artista del Novecento italiano. Veramente piacevole scoprire con te la figura del maestro Annigoni, perché non soltanto hai raccontato cose tecniche, ma anche abbiamo sentito la tua passione proprio per questo grande maestro. Noi ti ringraziamo tanto. Siamo noi a ringraziare voi per l'opportunità che ci avete dato di far conoscere non solo maestro Annigoni, ma di far conoscere anche la realtà di Villa Bardini, che è una realtà aperta a tutti, sia nella parte naturalistica del parco, del giardino, sia per quanto attiene al Museo Annigoni, Museo Capuccio, e poi le esposizioni temporanee che
che teniamo qui di volta in volta. Quindi Villa Bardini è un'opportunità per una conoscenza culturale e naturalistica allo stesso tempo, e anche per avere un'opportunità di un'ora di svago in uno dei luoghi più belli di Firenze. È vero, è così. E noi salutiamo insieme a Emanuele Barletti i nostri amici di Passeggiate nella Storia. Ricordiamo che le vecchie puntate, ma anche questa, dopo essere andata in onda per una settimana, sarà sui social. Noi abbiamo Facebook e abbiamo anche un canale su YouTube, Passeggiate nella Storia, e anche il sito internet www.passeggiatenellastoria.net. Allora Emanuele, spero di vedersi per qualche altra ripresa, perché so che tu ci stai forse aprendo le strade per fare altre visite molto interessanti. Speriamo di collaborare ancora insieme, e grazie ancora. Allora alla prossima puntata di Passeggiate nella Storia.